Ci siamo qui collegati dal laboratorio NEST della Scuola Normale Superiore per utilizzare le strumentazioni che sono all'interno della Camera Bianca. Vi faccio una breve presentazione del laboratorio. Come vedete siamo a poca distanza dal Palazzo dei Congressi. Io sono Pasquale Antonio Pingue, il responsabile operativo. C'è con me Daniele Ercolani che ci aiuterà a fare le immagini SEM e c'è Andrea Freccioni allo streaming. Il laboratorio NEST è un laboratorio che si trova in piazza San Silvestro, all'interno del quale coesistono diverse istituzioni. Ovviamente la Scuola Normale Superiore è l'ospite principale, e poi esistono l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha un centro che si chiama Center for Nanotechnology Innovation, e il CNR, che ha un centro che si chiama Istituto Nanoscienze, e di recente si è aggiunto anche il Sant'Anna, la Scuola Superiore di Sant'Anna, che ha un centro che si chiama Nanoplant. In questo laboratorio si studiano le nanoscienze, cioè tutte le scienze che hanno a che fare con le dimensioni nanometriche. Adesso vedremo poi qualche esempio proprio qui dalla Camera Bianca del NEST. Sotto questo stesso portale si condividono attrezzature, strumentazioni, e ricercatori di vario genere, dai chimici ai fisici ai biologi, lavorano all'interno della struttura. Per avere più dettagli, se volete avere dettagli sul nostro operato e sulle nostre facility, potete visitare il nostro sito. Allora, oggi volevamo parlare di grafene. Credo che Emanuele poi prima Marco abbiano introdotto un po' l'argomento, quindi non sto molto a raccontarvi di grafene. E poi nella parte finale potremo interagire di più e quindi magari avremo qualche dettaglio in più. Volevo solo farvi vedere qualche modello molecolare per darvi un'idea delle dimensioni. Gli effetti speciali? Esatto, questi sono i famosi effetti speciali. Questa che vedete qui è un modello molecolare di grafite. Vedete che ci sono delle palline nere che sono gli atomi di carbonio e sono legate tra loro da legami di colore bianco e di colore violetto. Quelli di colore bianco sono legami covalenti molto, molto rigidi, molto forti. Quelli di violetti sono molto deboli. Questo permette alla grafite di essere sfaldabile secondo dei piani. E la cosa interessante di questa struttura è che questi piani si pensava che non potessero essere isolati singolarmente perché c'erano delle ragioni termodinamiche per questo, ma forse ne hanno già parlato. Alla fine si è scoperto che invece è possibile farlo e si tira fuori questo che vedete che è il singolo foglio di grafene. Ora, su questa scala che vedete a me in mano, abbiamo un ingrandimento di circa 100 milioni di volte. Questo ingrandimento si può ottenere solo utilizzando microscopi speciali, e vi faremo vedere qualche esempio, ma è come dire che si prende una mela e la si ingrandisce fino a farla diventare come la Terra. Ed è una cosa difficile da fare, ma si può fare. Intanto volevo mostrarvi come appare la grafite in forme naturali, diciamo così, nelle miniere. Ecco, nel filmato che sta per apparire vedrete come la grafite si presenta quando la prendiamo in forma naturale. Sono delle scagliette composte da miliardi di fogli sovrapposti, e li vedete lì nella scatolina nera. Vedete anche che sono un po' traslucidi, ma alla fine è nera e appare come carbone. Si vedono dei foglietti e questi foglietti hanno la caratteristica di essere separabili attraverso una metodologia semplice che forse vi hanno mostrato, che è quella del nastro adesivo. Praticamente se uno prende la grafite, che è quella che vedete forse malissimo qui, però usate lo scotch, potete staccare questi fogli uno a uno e con un po' di pazienza cominciare a rifarlo un po' di volte fino a quando il foglio diventa singolo, lo potete depositare su un substrato. Questo è il metodo che ha permesso a Andrei Geim, a Kostya Novoselov, di ottenere il premio Nobel nel 2010. Ed è un metodo molto semplice che stava sotto gli occhi di tutti e che con un po' di pazienza è stato portato avanti per ottenere il singolo strato di grafene. Quando si deposita il singolo strato su un substrato di biossido di silicio, che è un vetro, succede una cosa particolare che se parte il filmato vi faccio vedere. Lo guardate al microscopio ottico e quello che accade è che vedete dei colori. Questi colori sono i colori della grafite, nel senso che ad ogni colore
corrisponde uno spessore. È un effetto di interferenza, come nelle bolle di sapone, quando lo spessore cambia, cambiano i colori. E questo è stato per la prima volta dimostrato proprio qui al NEST nel 2007 e permette di associare ai colori lo spessore. Nel filmato che segue vi facciamo invece vedere come è possibile vedere il singolo strato di grafene. Ingrandendo successivamente vedete che ci sono vari colori, varie riflessioni, varie immagini, ma ingrandendo successivamente l'immagine, piano piano si ottiene la visualizzazione del singolo strato di grafene, che è quell'immagine che vedete evidenziata dal mouse. Sono delle scagliette che hanno dimensioni dell'ordine dei 100 micron, dimensione tipica di un capello. Poi vedremo anche le scale di grandezza per darvi un'idea precisa. Però quelle spade, quei colori diversificati vi dicono che siamo sul monostrato o sul bistrato di grafene, con dimensioni laterali, come vi dicevo, dell'ordine dei 50-100 micron. E proprio sulle scale che poi vorremmo andarvi a far vedere di che cosa stiamo parlando, per entrare più nel dettaglio di quello che sono le scale di grandezza. E per questo vi faccio vedere qualcosa sull'animazione. Allora, del grafene e delle proprietà immagino ve ne abbiano parlato. Andiamo a vedere invece le scale. In questa trasparenza che vedete ci sono un po' di bestie di vario genere che vi danno un'idea, compreso l'essere umano, che vi danno un'idea delle scale di grandezza. Qui siamo sulla scala del metro. Sulla scala del metro c'è la palla da basket, c'è il righello, c'è la dimensione del topo ragno, c'è l'uovo di gallina. L'uovo di gallina, insomma, tutti lo conoscete e sapete su che scala si trova. Ecco, così su questa scala siamo più o meno in scala reale. Man mano che andiamo giù in ingrandimento, cominciamo a vedere che ci sono le mine delle matite e poi la formica, i semi di girasole. Qui siamo su scale dell'ordine di qualche millimetro, diciamo 1-2 millimetri. Sotto la scala del millimetro, che è questo cerchio che vedete qui in grigio, si comincia a vedere lo spessore della carta, si comincia a vedere il capello dell'uomo, qualche paramecio, qualche lobulo, e poi si comincia ad andare più avanti fino a vedere le cellule, ancora più avanti i globuli bianchi, i globuli rossi, e poi ancora i cromosomi, e poi ancora varie particelle, fino ad arrivare alla scala del micrometro. Il micrometro siamo già sulla scala di un milionesimo di metro, quindi cominciano a essere scale molto piccole. Noi dobbiamo andare ancora oltre, dobbiamo spingerci oltre per arrivare a sotto il micrometro, dove cominciamo a essere sui 100 nanometri. Per parlare di internet, un transistor che sta alla base dei moderni computer, quelli più veloci, comincia a essere sulla scala dei 100 nanometri ed è il limite che hanno raggiunto adesso i transistor. Come Valentina Tozzini vi farà vedere più avanti, il grafene promette molto bene per estendere questo limite su scale ancora più spinte. Su questa stessa scala c'è il virus dell'HIV, ci sono poi ancora più avanti il DNA. E quando siamo arrivati al DNA, che è la base della vita, che vi potete immaginare è veramente piccolo, siamo sulle scale di qualche nanometro, 1-2 nanometri, ecco che arriviamo sulla scala del nanometro a trovare i nanotubi di carbonio, i fullereni e il grafene, che sta in questa regione. Quindi siamo arrivati ormai sulla scala del milionesimo di millimetro, e quindi su una scala veramente inimmaginabile, che è quella del nanometro. Le nanoscienze si basano in gran parte sui fenomeni che accadono su quella scala. E quello che noi cercheremo di dimostrare come prima cosa è come si vedono questi oggetti utilizzando delle strumentazioni particolari, come un microscopio elettronico a scansione, oppure un microscopio elettronico a effetto tunnel o a trasmissione. In particolare Daniele ci farà qualche esempio, ci farà vedere qualcosa nel microscopio elettronico a scansione, e per fare questo abbiamo preparato per voi un campione che inseriremo all'interno della camera e che ci permetterà quindi di andare a vedere oggetti su varie scale. Quello che farà Daniele adesso è andare a sistemare all'interno del microscopio questo campione.
E il microscopio funziona su un principio molto diverso da quello ottico, però possiamo semplificare il funzionamento dicendo che invece della luce, che è soggetta a delle limitazioni, utilizza gli elettroni come luce. Quindi in sostanza quello che accade è che gli elettroni vengono utilizzati come fascio per illuminare e il campione risponde con altri elettroni e questi elettroni di risposta ci possono dare idea di com'è la struttura superficiale. Questo tipo di informazione è essenziale per ottenere alta risoluzione su campioni come il grafene e l'idea di questa dimostrazione è quella di mettere all'interno del portacampione che Daniele sta inserendo all'interno della camera in vuoto diversi tipi di scale. Quindi partiremo dalla scala della matita, della punta della matita. Abbiamo usato una classica matita giallo-nera di quella che forse tutti conoscete a scuola, che vi farò vedere poi successivamente. E poi, che è questa, ne abbiamo tagliato la punta, una punta nuova di appena uscita dalla scatola, e poi abbiamo messo dentro anche altri oggetti curiosi che non vi svelo adesso per farvi una sorpresa. Allora, il campione è all'interno della camera, possiamo quindi iniziare con Daniele a visualizzare all'interno della camera e farvi vedere quali sono le immagini di questo campione al microscopio elettronico. Daniele vi sta mostrando con il mouse la punta della matita, credo sia riconoscibile. Vagamente. È un oggetto quindi di dimensioni, cominciano ad essere qualche millimetro, ed è composta di grafite. Quello che vedremo dopo è che la matita, come vi hanno sicuramente già detto, è una pasta polimerica con dentro la grafite. Quindi la capacità della grafite di sfogliarsi viene utilizzata nel caso della matita per scrivere, proprio per lasciare residui su un foglio di carta. E vi faremo vedere come l'interno della pasta contenga questi minuscoli cristalli di grafene anche. Quello che vedete adesso è la parte in legno della matita, quindi con questo microscopio particolare si può riuscire a vedere anche il legno che circonda la mina e che viene temperato e che quindi ha questa forma un po' particolare, perché poi ci sono le fibre che lo compongono. Come vedete, se guardate con dettaglio e con il giusto contrasto nella zona della mina, vedete anche che è tutta sfaccettata perché è stata temperata, appunto. E adesso cercheremo di farvi vedere un pochino con un po' di integrazione in più. Vedete le sfaccettature e poi la punta della matita. La punta della matita assomiglia a quella di un pennello. Quando viene fuori di fabbrica è una punta molto ben definita. Ha una specie di pennello finale che è utile in effetti perché non può essere troppo appuntita, altrimenti non riusciremo a vedere quello che scriviamo. Però in generale poi vedremo com'è composta all'interno. Però era tanto per darvi un'idea che adesso siamo su delle scale che Daniele vi mostrerà con il mouse intorno ai 200 micron. La punta della matita avrà una caratteristica, diciamo, potrebbe essere mezzo millimetro di lunghezza. Comincia a essere, esatto, sì, sono 600 micron, un po' più di mezzo millimetro. Quindi cominciamo a essere su una scala che sta sotto il millimetro, ma non ci basta, quindi vogliamo farvi vedere qualcosa di più, diciamo, di abbastanza grande, ma non così intuitivo. Prendiamo un ago di siringa, che è quello che vi faccio vedere qui, che vedete in mano a me. Quest'ago di siringa lo abbiamo inserito all'interno della camera, e vogliamo farvi vedere come si vede un ago di siringa all'interno di un SEM. Ci spostiamo dalla matita. Ecco, cominciamo a vedere la punta, che vedete è forata e attraverso quella punta forata poi noi iniettiamo i liquidi oppure aspiriamo il sangue, quello che serve. Vedete anche come è lavorato internamente e si vedono tutte le lavorazioni interne dovute proprio alla lavorazione meccanica dell'oggetto, e si vede anche qualche contaminante sulla superficie e poi si vede la punta sembra che è quella che è poi in grado di entrare nella pelle dell'uomo. È un,
è un oggetto che sulle nostre scale è abbastanza grosso, è grossolana, cioè comincia a essere qualcosa che ha un diametro inferiore a quello di un capello, che qui si è anche un po' un pochino arricciata, ma ha una larghezza dell'ordine di qualche, diciamo come il diametro di un capello, che poi vedremo dopo, però 70 micron, 50-70 micron. Questo è quello che serve per entrare all'interno del tessuto della pelle e cominciate a vedere che già qui possiamo avere dei dettagli maggiori su come è fatta com'è fatto un ago da siringa. Ci spostiamo adesso e andiamo a vedere un oggetto che sta sulla scala della matita, della mina, e che è un oggetto che riconoscerete al volo, perché è un oggetto familiare a tutti e che si trova ovunque e che noi abbiamo raccolto nel giardino qui del Nest per mostrarvelo. Mi sa che in qualche modo l'abbiamo sciupato, però forse riusciamo a vedere la testa. Ecco, vedete quella testa lì? Che ci guarda in maniera un po' inquietante. Ecco, quella lì è la testa di una formica, e vedete anche gli occhi composti. Vedete anche l'occhio composto, vedete anche le antenne anteriori. L'occhio è fatto di minuscoli occhi che hanno delle dimensioni che cominciano a diventare interessanti per noi, e tra l'altro sono anche dotati di piccoli pelucchi. Attenzione che si carica, esatto. Se guardiamo le zampe della formica, vedete che anche lì, a proposito di peli, cominciamo a essere su scale un po' più interessanti, perché hanno delle dimensioni che cominciano a essere interessanti, cominciano a diventare sotto il micron, sono molto acuminati, hanno dimensioni molto piccole, dell'ordine dei, un micron e sotto il micron, cominciano a essere 500, sì, tra 500 e 800 nanometri, quindi sui pelucchi della formica, a sorpresa, cominciamo a capire che ci sono scale nanometriche in natura molto comuni, che si vedono con difficoltà solo perché ci vogliono gli strumenti giusti. Andiamo quindi, ci spostiamo sul capello dell'uomo e andiamo a vedere come è fatto un capello. Un capello umano, come vi dicevo, comincia a essere su una scala equiparabile a quella delle zampe di una formica, e quindi dell'ordine dei 50-100 micron. Il capello dell'uomo che vedete lì, confrontato con una zampetta di formica che abbiamo messo accanto, comincia a essere confrontabile, però vedete come i peli della formica sono già molto più piccoli del capello dell'uomo. Sul capello notate forse le fasce di accrescimento, che sono quelle che permettono, appunto, che vi dicono anche l'età del capello, contandole. Sono le scaglie che man mano si formano, man mano che il capello si allunga. E il dettaglio anche sul capello comincia a essere interessante, perché abbiamo un diametro dell'ordine di 70 micron, un diametro del genere, che comincia a essere comunque enorme, confrontato, sì, 65, che comincia comunque a essere enorme confrontato con i peli della formica che erano lì accanto, che Daniele forse ci può mostrare ancora. Sì, cerchiamo la tua forfora. Lui sta cercando la mia forfora, ma evidentemente... Sei troppo pulito. Mi sono pulito troppo bene. Allora, ecco i capelli, invece i peletti della zampa della formica, vedete che sono molto più sottili. Stiamo parlando di peli dell'ordine di, appunto, 500-800 nanometri. Quindi da questo confronto cominciamo ad andare a vedere cose invece un pochino più piccole, ma sempre naturali. Abbiamo pensato di andare a raccogliere in giardino altri due oggetti, che sono una piuma di uccello e una fogliolina di prato. Vediamo quale. Cominciamo dalla piuma di uccello. Eccola. Forse riconoscete la regione con il mouse in una piuma. Anche la piuma d'uccello ha una struttura complessa, molto interessante da vedere al microscopio elettronico a scansione. È fatta da minuscoli pelucchi che in questo caso hanno delle funzioni biologiche importanti, ovviamente per il volo e per tenere caldo l'uccello stesso. E le dimensioni cominciano anche qui a essere confrontabili col micron. Sono oggetti molto piccoli che con una struttura sottostante anche molto complicata. A questo punto ci possiamo anche spostarci sulla foglia.
Oppure fai vedere con più integrazione. Esatto. Vedete che bella struttura anche ripetuta che hanno queste piume. Guardate la scala è dell'ordine di un millimetro per tutta la foglia, per tutta la lunghezza della piuma è circa 200 micron, quindi un quinto di millimetro. Scusate queste ripetizioni continue, ma sono fondamentali per capire su quali scale ci andiamo a muovere. E questo è lo scopo di questa dimostrazione, di questo nostro sforzo, è proprio quello di darvi strumenti per comprendere le scale di grandezza che sono importanti per quanto si dice anche sul grafene, le dimensioni del minimo transistor possibile e così via. Allora, io sono già passato alla foglia. Quello che nel frattempo Daniele è passato già alla foglia, e la foglia ha una struttura molto peculiare. Filo d'erba. In effetti è un filo d'erba, vedete che è molto piccola, ha una larghezza di un millimetro circa. La cosa interessante è che se andiamo più alti ingrandimenti, notiamo che anche le strutture delle foglie hanno una sottostruttura quasi su scala nanometrica molto interessante. Pensate che la sottostruttura nanometrica delle foglie fa acquisire ad alcuni particolari foglie, penso alle foglie di loto, che è una pianta sacra nel Giappone perché ha delle peculiari caratteristiche, per esempio nel caso della foglia di loto la struttura nanometrica consente alla foglia di loto di essere super idrofobica, cioè l'acqua non la bagna completamente, si formano delle goccioline, queste goccioline possono rotolare sulla foglia e la possono tenere pulita. La foglia di loto è sacra perché è sempre molto pulita, la polvere viene rimossa proprio dalla rugiada che diventa delle palline che rotolano via e che puliscono la foglia. Se guardate anche questa struttura della foglia al microscopio elettronico, cominciate a vedere che ha come costituenti base anche delle strutture su scale veramente molto piccole, su scale che cominciano a somigliare a quelle dei centinaia di nanometri e anche oltre. Quindi anche la foglia, che è composta poi dagli stomi, da piccoli peli e così via, ha una sottostruttura molto complessa e molto interessante. Però noi siamo qui per il grafene, quindi alla fine lasceremo perdere la foglia e ci andremo a concentrare di nuovo sulla mina della matita. Allora, la mina della matita. Abbiamo detto che è composta da una struttura di polimerica nella quale ci sono dei grani di grafite. Allora, una curiosità, la mina della matita, la matita, è stata inventata da due italiani, una coppia, o forse fratello e sorella, non si sa, che capirono, dopo la scoperta di un giacimento di grafite in Inghilterra, che potevano mettere un pezzo di grafite all'interno di due pezzi di legno e scriverci direttamente o sulla carta o sul legno per la cantieristica. Ancora oggi i muratori usano quel tipo di matite in cantiere. Tra l'altro funzionano benissimo anche nello spazio, per cui gli astronauti russi le usavano benissimo nella stazione spaziale, mentre gli americani avevano delle difficoltà con le biro e alla fine hanno dovuto fare delle penne speciali per lavorare nello spazio. Quella che vi sta mostrando Daniele è la struttura interna della matita. Quindi, come vi cominciate a vedere, questa struttura, al SEM si vede molto bene, è fatta di scagliette, di piccole scagliette. Queste scagliette sono multistrati di grafene e sono paradossalmente la base di quella che è stata la scoperta di questi ultimi anni. Qualcuno, in effetti, in passato, prima della scoperta di Gaim e Novoselov, aveva cercato di sintetizzare il grafene proprio usando una specie di matita, ovviamente con grafite molto più pura, cercando di sfogliarla sul substrato. E in effetti ci è andato abbastanza vicino, ottenendo pochi strati, ma non il singolo strato. Ecco, cominciate già a vedere lì che la struttura è fatta di queste scagliette che si possono sfaldare tra di loro. Non siamo ancora a questo livello, per cui abbiamo pensato di mettere all'interno del portacampione anche un vero flake di grafite naturale. La grafite naturale si trova in alcune miniere, in questo caso abbiamo preso una proveniente dalla miniera del Canada, e ha delle caratteristiche peculiari rispetto a quella che si può fabbricare anche partendo dal carbone, come quella che si chiama HOPG. O quiche grafite. La struttura della grafite naturale è che in alcuni casi sono dei cristalli molto grandi, è come dire
che il diamante si può fare artificiale, però vengono dei cristalli molto piccoli, mentre ancora oggi per trovare i diamanti molto grossi bisogna andare a delle miniere. Questo è vero in parte ancora adesso, ci sono delle miniere molto famose nelle quali si trovano dei cristalli molto grandi di grafite. Ecco, quello lì è un cristallo relativamente grosso di grafite che poi è costituito al suo interno dai fogli di grafene. E Daniele vi farà una zoomata per farvi vedere come questo libro fatto di pagine, ognuna delle quali è il foglio singolo di grafene, possa essere evidenziato al microscopio elettronico. Vedete? In questa regione Daniele è stato particolarmente bravo a trovare la regione giusta. Ci sono impilate tutti i vari strati di grafene e si vedono in maniera molto bene definita. Selezionandone uno e utilizzando i metodi di cui vi hanno parlato, credo, ma dello scotch tape o altri di cui vi parlerò io più avanti, è possibile selezionare il singolo strato e poi studiarlo. Quello che facciamo al NEST è esattamente questo, in varie forme, e poi possiamo fare dei dispositivi. Abbiamo pensato anche di mostrarvi un dispositivo a base grafene, che poi Daniele adesso ci troverà. Intanto passerei alla parte di PowerPoint relativa al reticolo atomico del grafene. Le scale le abbiamo esaurite, le proprietà del grafene verranno raccontate più avanti, anche le potenziali applicazioni, poi qualcosa dirò anch'io magari nel dibattito. Volevo passare adesso alla parte di microscopia a effetto tunnel. Noi abbiamo un laboratorio qui, in particolare questo è un laboratorio dell'IIT, del Center for Nanotechnology Innovation, dove è possibile vedere i singoli atomi di carbonio. Come si vedono? Si usa un microscopio, che è quello che vedete nell'immagine, è un oggetto che è abbastanza complesso, che funziona su un principio sempre legato agli elettroni. In questo caso un principio quantistico che si chiama effetto tunnel, che permette di andare a vedere i singoli atomi. Non voglio entrare nel dettaglio, qualcuno potrà andare a cercare su Wikipedia STM, Scanning Tunneling Microscope, e trovare il principio di funzionamento. Quello che si riesce a vedere con un microscopio del genere è quello che vedete in figura. Questi esagoni che intravedete, spero con una qualità buona, sono quelli legati ai singoli atomi di carbonio. Il buco che vedete in nero è esattamente lo spazio che c'è tra un esagono e l'altro. Quello che vedete qui è tipo l'epolo, e le caramelline alla menta. Ecco, la cosa interessante di questo nostro studio, per esempio, è, come vi racconterà Valentina, è andare a vedere come l'idrogeno si può fissare sugli atomi di carbonio e dove si fissa, con quali energie relative. Ecco, in questa immagine e in un profilo lungo questa immagine andate a vedere proprio esattamente dove sono gli atomi di carbonio, in blu, diciamo in grigio, e dove su questa base di atomi di carbonio si vanno a sistemare gli atomi di idrogeno, che sono quelle palline colorate che vedete qui e che nell'immagine STM appaiono come delle specie di colline in blu. Per darvi l'idea che è possibile vedere i singoli atomi, addirittura vedere se questi atomi si sistemano come molecola di idrogeno oppure come singoli atomi separati, in quale forma i vari atomi di idrogeno si vanno a sistemare sulla struttura, si possono fare delle simulazioni. Valentina vi racconterà tutto questo. Il messaggio che deve passare è che è possibile, e lo possiamo fare a 100 metri in linea d'aria da dove siete voi, è possibile vedere i singoli atomi di idrogeno e vederli dove si vanno a sistemare sui singoli atomi di carbonio del grafene. Una delle applicazioni del grafene è infatti quello del hydrogen storage, per batterie, anche per computer, cellulari, eccetera, o per l'automotive, molto efficienti, molto utili per questo tipo di applicazioni. Uno dei metodi che vorremmo invece poi mostrarvi per la fabbricazione è proprio quello legato all'esfoliazione meccanica e alla crescita CVD. Allora, la crescita CVD che vedete nella diapositiva è basata su alcune macchine che nella sostanza funzionano in questo modo: usano il metano è fatto da idrogeno e carbonio, lo scindono in due componenti principali e fanno in modo che il carbonio si vada a sistemare e a
in maniera ordinata per formare un reticolo di grafene, per esempio sul rame. Questa cosa possiamo farla su dimensioni che, vedete, la nostra collega Camilla Coletti può fare fino a diversi pollici di larghezza. La cosa interessante di questa tecnica, che anche questa credo vi verrà raccontata, è che il primo strato di carbonio satura completamente la superficie di rame e quindi il processo si arresta da solo creando grafene. A questo punto si può trasferire il grafene su altri substrati, per esempio flessibili, e ottenere degli oggetti molto trasparenti e conduttivi, con proprietà di trasporto molto interessanti, sia elettronico che di trasporto termico. Tutta l'elettronica basata poi sulla plastica trasparente ha questo tipo di fabbricazione dietro. Si chiama chemical vapor deposition e chi vuole può andarsi a studiare cos'è. L'altro tipo di attività che facciamo qui, passiamo alla diretta, è un'attività che fa il CNR, è l'attività è quella di usare la grafite, che si sfoglia, come vi dicevo, metterla in opportuni solventi e farla sciogliere all'interno del solvente, ottenendo questo liquido che riuscite a vedere, penso, nella clip, che è un po' marroncino perché è dentro pieno di piccoli flake di grafene. La cosa interessante è che noi possiamo separare con delle ultracentrifughe le differenti dimensioni e anche i differenti strati e quindi separandoli ottenere degli inchiostri, è un'attività che per esempio qui fa Francesco Bonaccorso del CNR, ottenere degli inchiostri che possono essere utilizzati poi per essere stampati con delle stampanti a getto di inchiostro come quelle che siamo tutti abituati ad avere per i computer. Ecco, questo è quanto volevamo raccontarvi sulla parte fabbricazione. Infine, per chiudere, Daniele ci sta mostrando velocemente un dispositivo basato su grafene, perché una delle cose che facciamo qui al Nest è quella poi di andare a mettere delle piccole piste di contatto su questi dispositivi. Il tipo di lavorazione è molto complicata, adesso non sto a dirvi come si fa, però è fattibile. Si riescono a fare delle piste molto sottili, molto strette, si arriva alle decine di nanometri, per andare a contattare i singoli strati di grafene o a mettere dei dielettrici sopra di essi per fare in modo di fabbricare per esempio dei FET, dei transistor e così via. Quello che vedete proprio in questa immagine è qualcosa del genere, vedete forse in chiaro, riuscite a intravedere il flake di grafene e sopra tutta una serie di piste che arrivano sul grafene e che permettono di andare a verificare le proprietà di trasporto. Queste cose si fanno utilizzando gli stessi microscopi elettronici che vi abbiamo fatto vedere per l'analisi delle immagini, che usano gli elettroni per scrivere invece di con un processo fotografico, invece di usare la luce come nella fotografia. Anche questo si può fare ad altissima risoluzione e anche questo permette poi di studiare le proprietà fantastiche di questo materiale. Direi che a questo punto abbiamo concluso. Volevo ringraziare Daniele Ercolani che ci ha dato una mano a fare le immagini, soprattutto Andrea Freccioni della scuola che ha fatto da tecnico del suono, che è nascosto dietro, che ha fatto da tecnico del suono, regista, cameraman, montaggio, eccetera. E a questo punto ci sentiamo via Skype tra un po' e se avete domande vi potrò rispondere nel dettaglio. Un saluto a tutti e a presto.